che trasmetteremo a questo nostro concittadino. Da una parte lo ringraziamo per la sollecitazione, dall'altra però ci teniamo a precisare gli aspetti che ci stanno più a cuore, proprio perché la situazione non venga vissuta come una mancanza di attenzione da parte dell'amministrazione. Ci riferiamo al cittadino dicendogli: egregio, la sua lettera è per la mia amministrazione motivo per affrontare nuovamente un tema che sta a cuore a tutta la comunità. Lei muove pesanti accuse come se il sottoscritto e l'amministrazione tutta fosse ormai assuefatta, inerte di fronte al degrado sociale e alla microcriminalità. Con molta pacatezza, ma pure con molta fermezza, ci permettiamo di dire che quanto lei afferma non corrisponde al vero. Innanzitutto non siamo imbonitori, ma amministratori sensibili ai problemi dei cittadini. Ci dedichiamo con passione e spirito di servizio, esponendoci in prima persona, talvolta anche a rischio della nostra incolumità fisica, alla gestione della città. Non sfugge la problematicità della situazione a nessuno di noi. Conosciamo i luoghi della città, come la stazione delle Ferrovie Nord e le vie adiacenti, oggi contraddistinte da presenze poco raccomandabili. Abbiamo, senza reticenze, denunciato tale situazione al prefetto e alle forze dell'ordine deputate e contemporaneamente provveduto con i mezzi di cui dispone l'amministrazione a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e della microcriminalità. Siamo pure in attesa che il ministro degli Interni firmi il patto per la sicurezza con la nostra amministrazione. Ad oggi abbiamo più volte riorganizzato i servizi della Polizia Locale per potenziare la presenza nei luoghi a rischio. In questi mesi vi è una presenza pressoché costante degli agenti della Polizia Locale nei luoghi negativamente noti, che ha consentito di ridimensionare la presenza di una certa marginalità. Tutto ciò avviene con il coordinamento delle forze dell'ordine presenti sul territorio cittadino. Ciò vuol dire che abbiamo risolto i problemi? Noi sappiamo che non è così e non lo nascondiamo. Per questo non abbassiamo la guardia. Quanto lei afferma sui mancati controlli non può essere condiviso. E pur comprendendo la sua esasperazione, appare ingeneroso verso l'amministrazione quanto lei afferma. È sufficiente infatti che lei entri in uno dei negozi della zona della stazione per avere il riscontro di quanto appena ricordato. Il centro cittadino non è quella terra di nessuno che lei descrive. Dalla stazione si può raggiungere la via Roma, attraversando Corso Italia, sotto la vigilanza costante 24 ore su 24 di un circuito di videosorveglianza recentemente completato. Non è intenzione dell'amministrazione polemizzare con i cittadini di cui comprendiamo il malessere, ma ribadiamo che non cerchiamo di trascurare nulla di quello che è possibile fare per contenere e ci auguriamo eliminare i problemi per garantire condizioni di sicurezza ai cittadini. Siamo come lei, cittadini di questa città che amiamo e viviamo a tutte le ore del giorno. Non ci sentiamo di ricevere l'accusa di ipocrisia che lei ci vuole attribuire. Nessun membro di questa giunta si nasconde nel palazzo. Pertanto, se vorrà, potrà venire a trovarci tutte le volte che vuole. Se ha suggerimenti e proposte per fare, meglio, valutiamole insieme, cercheremo di portarle avanti. E infine, oltre ai fatti negativi, cerchiamo di veicolare anche quelli positivi per cui si caratterizza la nostra città, come la sua intensa vita associativa, le numerose iniziative che la contraddistinguono. Con l'occasione la salutiamo cordialmente.